abbiamo 1700 cose da fare, cioè siamo arrivati martedì, non ci siamo fermati mai. E tu magari ributtiamo, poi stiamo un attimo in niente. E incontra quello, va a vedere quell'altro, prendi appuntamento questo e parla con quello, e va in ufficio. E c'è un gran fermento. Sì. Cioè, via vai, poi ci sono anche amici, quindi non ci si ferma mai. Quindi coinvolti da uno spettacolo all'altro, quasi quando vi citate, vi ribotate. E poi, però conosciamo quasi tutti. Lo vedrai, è molto impegnativo fisicamente. I propri estremi news li conosciamo, lo spettacolo di Damata lo conosciamo tutti. Antonio Rosso per una scena, insomma, Pino Stabioli. Però non facciamo l'entrare anche a Carlo, vabbè, ma l'attuale, lui non conosceva Berlusconi, il resto, ok. Vabbè, però dovrebbe essere un bene oramai. Forse. Quindi voi siete in scena con Ring, un testo francese, e non è la prima volta che vi affidate a un testo francese, sembrate un amore particolare per la drammaturgia d'Oltralpe. E tra l'altro è stato candidato al premio Molière perché ha riscosso un gran successo. Sì, in poi ha vinto Forbici Follia che ho fatto quest'anno. Quindi comunque, io ero soncato da me. Siamo affezionati, vado io? Siamo affezionati alla Francia perché noi abbiamo una spacciatrice di testi francesi, un'amica stupenda, una attrice, regista, qui cadono cose, una autrice, regista, traduttrice, attrice straordinaria che si chiama Antonella Questa, molto conosciuta soprattutto al nord, che vive a cavallo tra l'Italia e la Francia, che traduce testi francesi. E quando l'anno scorso eravamo alla ricerca di un monologo per me, ci ha raccontato come ha detto Peter Pan in questa di scena l'anno scorso, e poi ci ha detto dovete leggere questo Ring che è in scena in questo momento, ce l'ha mandato in francese, lingua che noi non mastichiamo tantissimo. Infatti due scene c'erano sfuggite, ma il tono, proprio l'impaginazione dello spettacolo e il botta e risposta dei personaggi ci hanno rapito subito, quindi ce lo siamo fatto tradurre subito, abbiamo dato subito l'incarico ad Antonella di tradurlo, e quindi questo è il nostro legame con la Francia attraverso questa traduzione. Ci sono belle relazioni che si creano. E due giorni dopo averlo acquistato è stato candidato al Molière, quindi io non lo sapevo, cioè siamo stati anche abbastanza fortunati. Credo l'avremmo pagato il doppio altrimenti, possibilmente sì, però sì, sì, è vero, cioè abbiamo avuto un minimo di fortuna in questa cosa. È in scena contemporaneamente in questo momento anche a Parigi e anche a New York. Ci sono tre allestimenti diversi in giro per il mondo, completamente diversi, perché il testo è molto open, per cui si può fare in 50 modi diversi, più vicino al teatro danza, noi lo facciamo più vicino al racconto italiano mischiato con lo sport, con la commedia, molto italiana, sì. Che taglio registico hai dato a questa scena? Il taglio registico che ho fatto doveva essere una cosa originale che non prendesse spunto da quello che era successo in Francia, dove comunque c'hanno un altro tipo di recitazione, pur essendo molto vicini recitiamo in maniere completamente diverse e assestiamo il testo in maniere diverse, tanto che noi abbiamo fatto delle piccole anche rivoluzioni dentro il testo, e ho cercato di privilegiare l'amore in questa cosa e non la mancanza d'amore, perché la scrittrice ha cucito il testo sulla sua finita esperienza, quindi comunque è una roba che forse si schierava un po' sia a favore che contro le donne, che era comunque una roba femminile scritta da una femmina, diretta da una femmina. Leonor Confino, diciamolo. No, Leonor Confino, esatto. E mentre io volevo fare una cosa più equilibrata in cui vincesse comunque la coppia e non perdesse nessuno, per cui la predilezione era al rapporto con Michela, che poi è quella cosa che forse mi piace di più anche da tirare avanti. Certo. E tra un pugno, un abbraccio nell'analisi... Sì, è proprio un match, cioè è proprio un incontro di box con 18 match e verbali chiaramente, non per questo meno faticosi, quindi diciamo che anche una parte dell'impronta registica è stata data proprio dalla questa, si chiama Ring, e Massimiliano ha fatto costruire un ring. C'è un doppio senso, sia il ring del pugilato che l'anello matrimoniale, e noi gliel'abbiamo dati un po' tutti e due, nel senso siamo andati a spingere proprio su queste due cose, prediligendo anche la comprensione, perché in realtà non si capisce se sono 18 coppie differenti o 18, o la stessa coppia che si ripete 18, per cui, perché si chiamano tutte e due con lo stesso nome, Camille e Camille. Camille in tutte le scene. Però potrebbe anche essere uno sliding doors, no? Sì. Cioè varie ipotesi della stessa coppia di che vive cose diverse. E infatti questa piccola anche rivoluzione che abbiamo fatto sulla cronologia delle scene è stata proprio per privilegiare alla fine l'amore e la speranza, cioè sia scena questo spettacolo che stai in pace
con qualunque coppia tu abbia, perché comunque okay, come fai sbagli, sì, e quindi andiamo bene così, sbagliati. Sì, quindi non trovate soluzioni miracolose alla fine di questa battaglia, no, ma mettete dubbi in casa. No, in realtà, no, piace il massacro di Schnitzler e del giro tondo, non arriviamo a tanto cinismo, però comunque un po' mettiamo in crisi delle cose. Però poi quando ci siamo è così, cioè nel senso che dice la protagonista in una delle scene, una frase che per me è bellissima, si domanda questo: perché non abbiamo accettato di vivere una vita imperfetta ma presente? Cioè perché non abbiamo accettato di essere così come siamo, e invece che stare sempre a pensare la nostra coppia funzionerà quando avremo più soldi, quando avremo un bambino, quando faremo più viaggi, quando faremo più sesso, quando... invece in realtà forse è proprio questo il senso di questo spettacolo, cioè che è la vita quotidiana con tutti i suoi alti e bassi, con le sue montagne russe di adrenalina che diventano noia, che diventano amore, tenerezza, comprensione, scontro, eccetera, che alla fine creano questo bilancio che se hai, tieni dentro la coppia come obiettivo della tua vita, ti porti a casa un bel risultato, sicuramente presente. Vivere il momento presente, esatto, senza troppa aspettativa. Esatto. Sì. E quali sono state le reazioni e l'accoglienza del pubblico di Todi? Allora, noi siamo molto contenti perché fino al giorno della prima non abbiamo fatto vedere questo spettacolo a nessuno se non al nostro tecnico, e quindi eravamo molto curiosi di vedere quello che funzionava, quello che non funzionava, la pesantezza dello spettacolo, insomma tutta la cronologia, il peso dello spettacolo ce l'avevamo ben presente, però volevamo capire quello che arrivava più facilmente, quello su cui bisognava riflettere, perché comunque non sperimentare nulla sul pubblico e poi avere una sala strapiena che alla fine non sappiamo dove mettere le persone, che partecipava con noi a questa cosa, è stata una bella botta, però la reazione non è sembrata... No, siamo molto contenti, è piaciuto il testo, siamo stati contenti perché è passato... tutto quello che volevamo dire, esatto. Quello che volevamo dire è passato e l'abbiamo rispettato moltissimo, anche dando un'interpretazione personale, è arrivato questo amore e che noi nella vita, quindi ci tenevamo a dire ce l'abbiamo, ma perché no, perché poi dice che manca questa cosa, allora noi così che ci vogliamo fare da vecchietti, no? Da grandi, da adulti, pensiamo perché no, anche questa è una chiave di lettura nella vita, e c'è stata una bellissima accoglienza, non l'ha visto soltanto il nostro tecnico, ci tenevo a dirlo che l'hanno visto anche la generale, l'ha vista anche Stefano Pirandello, che è il nostro ingegnere delle luci, e che ha disegnato le luci, sono due amici che ci hanno proprio regalato la loro arte, e Antonio Di Pofi, che ha fatto delle straordinarie musiche, straordinarie perché ti piange solo per le musiche nei momenti commoventi, ha fatto proprio dei temi, un tema per me, un tema... Sì, un insieme di energie questo spettacolo, una roba che noi... Sì, perché poi c'era questo tentativo di non fare, siccome sono 18 quadri diversi, di non fare quella cosa, la luce, il buio, il campanello, il ring, il gong, cioè diventa tutto un discorso, quindi per noi è faticosissimo, per il pubblico è molto piacevole perché si entra dentro un flusso e non esci più. Anche perché è un po' schematico, è asettico. Se avessimo fatto una cosa schematica saremmo morti alla quinta scena, credo, e le persone avrebbero cominciato a guardare il cellulare alla terza. Per cui no, non possiamo, è tutta una roba senza respiro, noi non respiriamo mai, no, e così speriamo anche il pubblico, sì, cioè un'ora e un quarto battuta senza mollare mai. Beh, respiriamo sui nostri monologhi, perché tu ho dato il monologo io. Perché c'è un monologo in cui lui dorme, un monologo in cui io dormo, ci parliamo pensando dell'altro. Sì, abbiamo 2 minuti di riposo. Sì, esatto, in cui fingiamo di dormire e l'altro fa il suo monologo, la sua confessione. Però non è, vado in quinta, mi riposo, bevo un bicchiere d'acqua. No, siamo solo lì a vista, con i guantoni, sudando, senza acqua. Sì, via di scampo. Siamo a disposizione, come si dice. Visibili. E avete già il programma di portarlo in giro per i palcoscenici italiani? C'è qualche... Sì, sì, noi abbiamo una distribuzione, naturalmente, una produzione, una distribuzione, non è quest'anno perché abbiamo tutte e due un calendario così, per fortuna. E tante belle cose da fare, e quindi siccome teniamo tantissimo questo progetto, si inizierà di qualche mese, per cui comincerà a girare in Italia alla fine di questa stagione. Comincerà a girare in Italia, faremo sicuramente Roma nel 2015-2016 e poi a seguire la tournée, però questa è proprio un'anteprima assurda. E recentemente avete anche lavorato assieme alla sceneggiatura di un cortometraggio.
lungometraggio dietro un grande uomo che segna la, anche il tuo debutto alla regia. Sì. Ma sei formalissimo. Con Luca Argentero. Come è nato questo progetto? Come l'avete articolato? Lo dico io, dai. Allora, è nato. Non sempre tutto quello che fai in questo lavoro ha l'energia che ti piacerebbe. Per cui quando fai qualcosa che ovviamente va bene, noi abbiamo tutto quello che facciamo, però in cui c'è un'energia in cui non ti ritrovi, ecco, non ti rispecchi, devi un po' recuperare. Allora, certe volte devi un po' fare qualcosa di tuo per rinascere. Ed era successa questa cosa e noi ci siamo detti, ma perché ce l'avevamo in testa? Cioè, io ero per un momento un po' giù, io avevo nel cassetto questo soggetto, lui mi ha proprio preso a calci nel sedere dicendomi, questo soggetto è divertentissimo, lo devi sviluppare, sviluppiamolo insieme. Per cui abbiamo scritto questa sceneggiatura e l'abbiamo cucita addosso a Luca che aveva letto il soggetto e ha detto certo lo faccio. Vi do questi giorni dispositivi. E quindi noi siamo dovuti sbrigare. Abbiamo detto ok, non è lo faremo, facciamo. Incredibilmente abbiamo trovato tutto. Cioè, dal detto della fotografia, la scenografia. Cadono in testa, il posto, le scene. Io non saprei proprio chi ringraziare perché abbiamo avuto dalla produzione al montaggio agli operatori eccetera e abbiamo fatto una cosa, io posso dire che ho fatto un corto no budget, cioè nel senso che è una cosa possibile da fare se tu desideri tanto farla. È un corto che ancora non è in circolazione perché in questo momento è in visione al Festival di Torino, che è uno dei pochi festival italiani in cui fanno ancora i cortometraggi, corti, perché purtroppo Venezia non ha praticamente preso corti italiani, Roma non fa corti e quindi stiamo cercando di non farlo girare troppo, ma faremo sicuramente una presentazione a Roma, probabilmente proprio durante il Festival del Cine. Ci teniamo in contatto. Sì, certo, è un'idea sulle donne molto piacevole che sia Massimiliano con la collaborazione alla sceneggiatura, che come attore fa, è uno dei ruoli principali del corto. Cioè, sono raccomandato. È perfetto nel ruolo. No. Con Giorgia Urto, Giorgia Cardaci, ci sono anch'io nel cast, naturalmente. Un uomo come insomma un attore bravissimo, un argentino che si è presentato sul set preparato come se stesse girando con Scorsese. Io ero professionisti così lavoro. No, vabbè, ma io noi lui non lo conosceva, Luca ci hanno lavorato. Abbiamo fatto un film in primavera che uscirà adesso a ottobre e è un ragazzo adorabile, cioè è una cosa che non bravo, ci puoi credere, no? Dici beh sei finto, lo giri perché gli fa vedere dove stanno le vie, perché arriva preparato, gentile, carino, bellissimo, eccetera. Per cui però la cosa bella di questo corto che si chiama Dietro a un grande uomo, che un po' denuncia, una commedia un po' denuncia la condizione in cui le donne devono lavorare in questo mondo, cioè che cioè, ti devi un po' fare pure qua, perché se no... Cioè, per gli uomini è più facile. Per gli uomini è più facile. Cioè, quanto si possa dire uguaglianza, pari opportunità, in realtà. Non esiste in nessun modo, non esiste, perché se io e te andiamo a parlare di un progetto mio con un interlocutore X, questo interlocutore X istintivamente si rivolgerà a te, anche se tu sei venuto soltanto per tenermi compagnia. Quindi, un po' il senso era questo. Quindi, l'idea che un uomo, un regista come Massimiliano, un attore come Luca Argentero abbiano proprio supportato l'idea che c'era dietro il corto, era una bella cosa. Finalmente qualcuno che ha la sensibilità giusta per comprendere. Sì, se ne può parlare con ironia, a noi ci piace questo. Poi anche è quello che mettiamo nello spettacolo, nel senso che anche dietro il contenuto più forte ci deve essere un minimo di leggerezza. È il compito anche del nostro mestiere, no? Cioè, anche se vogliamo fare una denuncia sociale, c'è modo e modo di far passare un messaggio. Questo a noi come coppia anche sembra il migliore e sembra il più incisivo, quello di lasciare un piccolo seme di divertimento che però ti lascia una roba dentro che dici chi è vero. È la leggerezza, cioè nel senso come valore, proprio come ti posso dire, categoria dello spirito, no? Direbbe un filosofo. Sì. Per noi la leggerezza è una cifra fondamentale e lo è in questo momento, perché se è vero che io non voglio dire la parola crisi perché soltanto pronunciarla mi fa venire un bollo, però diciamo che se è vero che in questo momento storico c'è difficoltà, c'è anche una grande possibilità di far emergere i propri talenti, no? In qualche maniera, quindi trovare la chiave che per noi è questa della leggerezza, cioè ci sembra già di avere una possibilità. Certo.
in un periodo poi in cui già il tessuto teatrale italiano è ingessato, è devastato da mancanza di fondi, da mancanza occupazioni, sconderi, beni comuni. Non gliene parlate. Qual è il punto di vista di quelle persone che invece giorno per giorno lavorano, investono creatività, impegno? Abbiamo questa responsabilità di dover per forza lavorare, perché sennò non paghiamo l'affitto e non mangiamo, quello dobbiamo fare. Per cui tutto quello che facciamo, sia che ci piaccia, sia qualche volta anche quando non ci piace, è comunque un lavoro, non è un diletto, lo facciamo per passione, ma non è un hobby, ecco. Dietro a questa cosa che facciamo ovviamente c'è un amore profondo e un rispetto che portiamo per noi e per chi ci sta attorno. Cerchiamo di essere più a disposizione, non dico umili perché non è un termine che mi piace, però più a disposizione di chi ci, delle persone con cui lavoriamo, sia se ce l'abbiamo sopra, sia se ce l'abbiamo sotto, cerchiamo di essere tranquilli. In questo momento la crisi la sentiamo, nel senso che vediamo c'è meno movimento, però un po' di movimento lo creiamo anche noi, quindi in realtà siamo noi che dobbiamo sconfiggere delle cose e non farci sconfiggere da questa cosa. Io provo, se sarei per la... cioè sono proprio per deporrelarmi in questo momento, nel senso che io vorrei tornare a camminare allo stesso ritmo indipendentemente dai combattimenti esterni, cioè adotterei la tattica della salamandra, andare avanti sì, in mezzo al fuoco e al fuoco incrociato, cercando di portare avanti questi progetti che noi abbiamo, in cui cerchiamo di metterci, come ha detto Massimiliano, tutta la nostra, tutto il nostro impegno. Con l'anima, tutto il rispetto, veramente, cioè, lavoriamo 24 su 24, ma questo, al di là di questo lo fanno tutti quelli che fanno questo lavoro, sono figura tutti quelli che lo fanno. Cioè, conosciamo molta gente che fa come noi, e intorno invece vediamo qualcuno che si prende un po' più sul serio, svalutando quello che in realtà dovrebbe essere un mondo come il nostro. No, in realtà passi molto, cioè, non occupiamo i teatri, non ci importa niente, questa è una roba che... Siamo d'accordo sul fatto che va bene fare un po' di casino all'inizio per svegliare le coscienze, però poi bisogna in qualche modo di nuovo ricoinvolgere tutto il tessuto sociale e non andare avanti. Fare un po' più squadra. C'è anche una disciplina in questo lavoro, non puoi solo distruggere, devi essere capace di avere le basi per creare, se non è la disciplina non... Cioè tutti noi due abbiamo fatto una gavetta infinita, per cui sappiamo esattamente cosa vuol dire stare dietro, stare zitti, fare piccole parti, fare piccole cose, saper costruire un lavoro, saper costruire un certo tipo di carriera. Non si costruisce distruggendo, si costruisce sommando delle esperienze, non distruggendo le esperienze altrui. Questa roba qua, quello che sta succedendo adesso per certi versi è molto stimolante, per altri è deprecabile. Un po' deprimente. Però non ci pensiamo, facciamo la salamandra. No, in realtà siamo, voglio dire... La teoria della salamandra. Per esempio noi siamo qua e siamo strafelici. Noi ci svegliamo la mattina col sorriso, siamo a Todi, stiamo facendo una cosa che ci piace. Ma poi insomma siamo anche stati cercati per questa cosa. Nel senso che gli ultimi lavori che avevamo fatto insieme erano andati bene, soprattutto come ha detto Peter Pan, alla Sala Umberto, per cui... è stata una bella soddisfazione, perché avevamo fatto una piccola cosa nostra con tanto amore, fatta in casa, e quindi questa chiave di leggerezza, una creatura, il nostro figlio praticamente. E questa cosa ha generato quest'altro figlio, quindi speriamo che le gente... Le cose che comincio a provare nel salotto di casa, perché noi viviamo insieme, per cui proviamo, siamo qua. Non c'è bisogno di un salotto in cui spostiamo tutto, c'è il divano che sta contro la libreria ormai da mesi, non ci sediamo più. Prendiamo la sala prova solo per gli ultimi giorni. Forse dovremmo pensarci, sai, a prendere una sala prova. A sto punto. Vabbè, poi andiamo a casa. Sì, no, infatti. E da breve salamandri, cantieri della prossima stagione, cosa avete? Cosa possiamo aspettare? Non sai? Qualcosa sai? Ok, Allora comincio io, che sono più impegnativo. Allora io adesso faccio una ripresa di uno spettacolo che è andato molto bene lo scorso anno, sulla Lazio, vincitrice dello scudetto del 73, che si chiama Tommaso Mestre dell'ultima partita, con Nello Mascia e Carlo Caprioli. Insomma, andiamo al Parioli quest'anno, siamo stati promossi dal Ghione al Parioli. E poi comincio l'avventura con Roberta Garzia, facciamo uno spettacolo a due con la regia, credo, di Roberto Ciufoli, e poi a fine gennaio debutto con uno spettacolo di tale Michele Andreozzi, scritto e diretto da Michele Andreozzi, insieme a Festival, prodotto da Teatro Sempre. Perché nessuno è come sembra.
prodotto da Michela Ginestra al Teatro 7, con la compagnia con cui facciamo un po' di cose, con Sergio Zecca, Vania Lai, e c'è anche Nick Nicolosi quest'anno come nuovo acquisto, e quindi sono tre spettacoli, uno di seguito all'altro. Forse c'è un film in Puglia, insomma, cioè ci sono un po' di cose che si muovono. In più poi riporteremo in giro Maledetto Peter Pan. Sì, entro me quest'anno, nella seconda parte di stagione. E poi cioè abbiamo i calendari in cui incastriamo delle datine, delle cose, insomma, sì, questo lo possiamo fare, questo no. Ma stiamo già pensando a cosa fare l'anno prossimo, figurati come stiamo. Sì, sempre in questa fase propositiva, creativa, noi idee non ne mancano. Semmai manca qualche euro, però idee non ne mancano, cioè noi siamo una fucina, poi magari qualcuno dice ok, questo non è il momento, questa non funzionerebbe, questa sì, è il momento. Sì, tipo Ring, ecco, quando ci ha chiamato Spada, Ring era perfetto. Mano, era perfetto, quindi noi stavamo a New York a vedere altri spettacoli, torniamo là, vediamo un po' di cose, se ci piace qualcosa, così ci ha chiamato Spada, no, continuiamo con la Francia, cioè inutile che io... inutile proporre Relliger. Ci sono delle robe che ci assomigliano molto, usiamole. Questo teatro contemporaneo, in coppia, sull'amore, sono argomenti che noi abbiamo tanto sviscerato anche privatamente nelle nostre vite personali, per cui avendo tante esperienze, io come dico sempre, ho molto l'esperienza di mia madre, che so 50 anni che sta con lo stesso uomo, quindi invece noi abbiamo vissuto tanto e abbiamo potuto fare un piccolo compendio, insomma. Avete molto da raccontare. Sì, e tu invece che combinerò? Allora, ho letto su un giornale che mi ha chiamato Carlo Conti per fare un programma su Rai 1. Adesso vediamo se riesco a mettere questa firma. Sì, sa che non si c'entra niente perché bisogna sempre siglare, però insomma stanno partendo i trailer, quindi ho letto che lavorerò con Carlo Conti. Cosa che mi diverte moltissimo, e poi mi riposo e poi sarò in tournée, prima con Forbici Follia, che ha debuttato quest'anno a Borgo Venezia con una regia di Marco Rampolli, prodotto da Artist Associati, un bellissimo cast, Ciufoli, Salerno, Formicola, Terrinoni e Pisu, e faremo la seconda parte di stagione, e dopodiché sempre Maledetto Peter Pan in tournée. E sono anche in trattative per fare una commedia musicale di Gino Landi. Bello. E potrei riuscire ad incastrarla miracolosamente, mi piacerebbe molto, insomma, qualche posticino libero sul calendario. Sì, c'è ancora. E vi ringrazio moltissimo. Grazie a te, siamo fra un paio. Hai preso un sacco di appunti su di noi. Sei stupendo. Guardate. Da dove l'hai ripresi, scusa? Cioè, ho le mie fonti. Che si è consultato, oltre Saltinaria. No, Wikipedia. Che ho cercato la mia fonte. Wikipedia me lo sono scritto io. Anch'io. Me lo sono scritto io, perché poi mi hanno chiamato dicendomi: ma lei come fa ad avere queste fonti? Guarda, sono io. No, era molto preciso per essere un fan o qualcosa. Perché l'ho scritto da un fan, era tutto sbagliato. Ho tentato di correggere la data di nascita togliendomi 10 anni. Non c'è stato niente da fare, che la sapevano. Dopo 2 secondi di compare. Allora ho tenuto quella vera malora. Ma sì. E poi ci vediamo fra un paio d'ore. Ci vediamo tra un paio d'ore. Andiamo a scaldare i muscoli, grazie mille della cortesia, azione, Saltinaria, leggetelo, perché non è quei vetusti giornalisti che vanno a teatro e fanno così. Poi scrive uno spettacolo straordinario, lui è uno che va a teatro, per esempio, non si addormenta. La prossima volta che gli facciamo già... un'intervista. Oppure dice vengo a teatro e poi viene. Incredibile, cioè, e non manda un tirapiedi, oppure 25 minuti e poi scrive fantastiche cose senza aver visto un capito? Ve lo consigliamo. C'ha degli ottimi colleghi, complimenti. Grazie.